ragazze e benvenute. Prima di tutto, buon anno! Così era, vabbè, facciamo stare. Questo sarà il video sui regali di Natale. Non sono riuscita a registrarlo prima, o meglio, l'ho registrato oggi pomeriggio. L'avevo anche registrato in cucina dove c'era la luce del giorno, quindi si vedeva anche tutto bene. Purtroppo l'avevo registrato su un'altra memory card e il mio PC non la legge, dice: cosa vuoi? Cos'è questa cosa? E quindi lo riregistro ora, dopo che avevo messo tutto a posto, quindi riprendo tutto, anche perché alcune delle cose che vi mostrerò non le ho ancora toccate, perché volevo far vedere intonse, pulite, tranne una cosa sola. Partiamo subito, perché le cose comunque non sono tante, comunque il video dei regali di Natale, quello. Allora, parto dai regali che mi ha fatto mamma. Se ogni tanto faccio così è perché ho lo specchio dietro. Sto registrando con la fotocamera, quindi sicuramente vedrete diversamente dagli ultimi video con cui avevo registrato con il cellulare. Purtroppo non posso registrare col cellulare, quindi torniamo alla vecchia maniera. Allora, mia mamma in passato mi ha fatto regali di sua iniziativa che poi sono rimasti nel cassetto, quindi ultimamente e li scelgo io. Uno è questo qui. Allora, così io l'ho messo, ho trovato poco fa questa fascia che con la quale era ancora impacchettato, l'ho messo per mostrarlo, quindi se lo volete lo trovate, penso di che lo posso che potrei, sì, vabbè, che se andate allora, questo è un pigiama di OBS, stasera non riesco a parlare, che mi sono fatta prendere da mamma utilizzando anche uno dei due buoni della Vodafone. Dicevo, penso che lo possiate trovare, ecco, questo è l'italiano corretto, perché comunque ora con i saldi di OBS, ed è, come vedete, con la maglia fatta così, con i disegnini, con questo, non so se si riesce a vedere, alle cuciture in un filo argentato, e mi piacciono molto queste palline intorno al collo. E la maglia è fatta così, bianca e grigia, cosa si vede? Giallo, perché si vede giallo? Non lo so. E il pantalone invece è tinta unita grigia. Poi ero andata da Sephora e avevo preso veramente ero andata a Bari, ho approfittato insomma per andare a Bari, e ero andata da Sephora, ho detto che avevo un 20% di sconto, ho detto vediamo cosa trovo, e avevo preso questa qui, la Eye and Cheek Palette nella colorazione See You at Midnight, una versione See You at Midnight. Io l'avevo presa perché mi era interessante, ho una palette di lì che mi piace, e quindi l'avevo presa. Poi mia madre ha detto vabbè, te la regalo io mi sono fatta anche altri autoregali. Questa comprende 4 ombretti e 2 blush con 2 applicatori, eccola qui. Il blush, questo qui è Pomegranate, questo qui è Antique, spero che possiate vedere bene i colori. Comunque questo è un oro e un blu, e sono della Vintage Romance, ho controllato i nomi così ve li posso dire, sono Meet in Madrid e Romance in Rome, questi qua, mentre questi due sono viola e marrone e sono Bliss in Barcellona, o Barcellona, e Forever, sì, in Florence. I blush sono Antique e Pomegranate. Io quando l'ho presa l'ho lasciata nella busta, quando l'ho aperta ho letto che c'era scritto Pomegranate blush, sono emozionata, ho lanciato un urlo isterico, perché Pomegranate volevo prenderla. A me non piacciono tanto i blush, o meglio ancora non li ho capiti, non abbiamo ancora fatto amicizia io e i blush. E praticamente questo qui, Pomegranate, l'avrei voluto prendere per il semplice fatto che si chiama così, amo la melagrana, quindi. E mi piace, lo specchio è enorme, non so che lo possiate vedere, ecco quello che c'è dietro di voi, il bordello, e ha 2 applicatori, uno in spugnetta per gli occhi e uno classico, vabbè io ne ho tanti di quelli mini da blush, e mi piace che ha la chiusura magnetica, quindi non mi devo scassare le unghie, rovinare le unghie.
Mio fratello invece mi ha fatto regali, di solito mi fa regali musicali e quest'anno è andato, ha scelto gli U2 e mi ha preso questo qui che è il DVD del concerto del 3 dicembre 1997 al The Ford Sol Autodromo a Città del Messico ed è del tour pop con 25 canzoni e ancora non l'ho visto. E poi mi ha preso due CD, sono ancora sigillati, non ho ancora avuto tempo di ascoltarli, e sono The Unforgettable Fire e War. Per la cronaca, in questo c'è Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, mi sa che questo è il secondo, se non erro. Non me lo ricordo più. E in questo in the New Love e vabbè, ce ne sono tante che adesso non. Questo forse non lo conoscevo di niente. Comunque, questi qua. In più, prima di Natale era stato a Roma e mi ha preso. Mi aveva preso una cosa, però ha detto non te la do, visto che c'ho un pensierino da viaggio. E invece di. Visto che mancava poco a Natale, ha detto te la do a Natale. Ed era questo qui. Lui praticamente è stato da Tiger e mi ha preso questo set di pennelli che è carinissimo, mi sono emozionata perché io non ho, anche se amo i pennelli, non ho un set di pennelli e questo è il mio primo set, sì, non è niente di eccezionale, cioè non è, non parliamo di Zoeva, di set Mac, però non l'ho ancora provato quindi vi farò sapere e ha questi due pennelli da. Perché guardo se ho preso questi due pennelli da viso che dovrebbero essere questo sicuro per le polveri lo vedo da blush, questo l'ho lasciato così per prendere forma, il computer che comincia vabbè, sentiremo il sottofondo musicale, ecco qua, abbiamo fatto perché state sul PC praticamente. Però non penso sia ideale per i pennelli, per i fondi liquidi e cose varie. Questi qui che sono da occhi, questi due, questo da labbra, questo angolato da eyeliner, questo sempre da eyeliner, la spugnetta e questi due da sopracciglia. Io proprio per questo tipo di pennello, questo tipo di applicatore, sfumatura, chiamiamolo come vogliamo, accessorio per sopracciglia, non avevo mai comprato il kit, il set, perché ne ho qualcuno tipo da pochi pennelli, 3, 4 pennelli, 4, 5 pennelli, diciamo così, e ne ho già diversi, quindi questo sarà messo in disparte finché non si rompono gli altri. Arriveranno i miei nipotini. Vabbè, no, comunque la confezione mi piace assai, no, a parte che mi piacciono molto che sono bicolor, bianco e rosa, e la confezione mi piace molto perché è nera con il cuore rosa. Non è una cintura, però mi piace, piace parecchio, insomma, sarà ideale se dovrò fare lunghi viaggi o spostamenti. Poi, mia cugina invece mi ha regalato questa maglia, che è arancione, con questa mega farfalla viola, io e lei amiamo il viola, ed è una maglia con il collo alto. Quindi, questa qui. Ah, mi piace, non ho molto di arancione. Può essere proprio innamoro dell'arancione. Quando ero stata a Milano, con una mia amica, eravamo andate a una specie, sì, un outlet, diciamo così, però versione mini, non era un mega outlet, un negozietto, insomma, un negozio outlet. E avevo preso un paio di cose. Poi, siccome la mia amica anche doveva acquistare, quindi aveva pagato lì con la carta, ha detto dai, costano poco, te li pago io, poi me li dai. Fatto sta che poi non glielo ho dati, mi sono ricordata sull'autobus, no, non te li ho dati, tutta agitata praticamente. Lei mi fa, no, vabbè, dai, non ti preoccupare, tanto non era una spesa eccessiva. E quindi, non ti preoccupare, saranno i miei regali di Natale, io li ho presi, me li sono impacchettati. Uno è questo qui, che è un tè Erbavita. I cinque sensi e questo è il tè della luna. Io non potevo, non so se lo riuscite a leggere, io qualcosa non potevo lasciare questo tè che c'era scritto tè della luna, a parte il fatto che si chiamasse tè della luna. Ingredienti: tè d'olong, tè verde, arancio, fiori, malvafiori, gelsomino, fiori aromi. Io il gelsomino sono io lo devo aprire ed è
con i fiori proprio di gelsomino, ci sono proprio i gelsomini all'interno. E devo, non vedo l'ora di provarlo, poi io questo è il periodo dei tè. E un'altra cosa che avevo preso, l'unica cosa che era interessante, soprattutto come colorazione, acquistare, era questo qui, che è uno smalto di Diego della Palma, in questa colorazione un po' particolare, perché sembra un grigio con riflessi marrone, verde, comunque per la cronaca si chiama Timeless Nail ed è il numero 83, non penso lo riusciate a leggere, vabbè, comunque è questo qui. Naturalmente vedrete il post poi sul blog di questo qui, come per chi mi segue sul blog sa che ogni tanto pubblico i miei smalti e faccio vedere sia la stesura, sia come sono sull'unghia, che poi la durata, eccetera, eccetera. Comunque questo è a parte. Un'altra mia amica invece mi ha fatto un buono da una profumeria del mio paese, che ha anche la parte pelletteria, quindi rivende anche accessori. E siccome sono andata dopo Natale, cioè a saldi iniziati, ho approfittato e ho preso una cosa a saldo. Questa qui, che è una cinta, questa cintura di Rocco Barocco con la fibbia viola e oro, se sai. No, come l'ho visto, no, perché non volevo. Lei voleva prendermi un pennello perché ha diversi pennelli, poi è da lì che acquisto i pennelli di Pegasus. E solo che non volevo acquistare i make-up, anche se hanno Mesauda che io ancora non ho provato. E così ho deciso di prendere qualcosa di differente, anche perché comunque potevo. Dopo i colli me li posso prendere anche con calma, da sola. E poi, dato che avanzava qualcosina, ho preso questo pennello che nel video che avevo registrato precedentemente, oggi pomeriggio, stava nella confezione e non riuscivo a toglierlo, l'ho tolto. Comunque, questo qui con il manico rosso, per la cronaca è 135-125, ed è questo pennello per l'applicazione dell'ombretto, sembra un duo fibre. Comunque, è molto morbido. Morbidino. Ah, un'altra mia amica invece, che ha lavorato in Germania per il mese per dicembre, mi ha portato una cosa che io le avevo chiesto praticamente. Vabbè, sì, lei ha lavorato lì in Germania, a Düsseldorf, e io a dicembre è stato, sì, quando lei stava già lì, avevo visto su un. Non ricordo se era una pagina o un gruppo, che sì, già lo vedete, praticamente sul numero di Cosmopolitan che usciva in Germania, mettevano in omaggio questo qui, il pennello 227 di Zoeva, con, me lo vedete scritto qui, exclusive for Cosmopolitan, e quindi me lo sono fatto prendere. Lì poi mi ha emozionato il fatto che mi ha detto che non lo riusciva a trovare, ha sguinzagliato i suoi colleghi per trovarlo, quindi sono rimasta contenta. Purtroppo poi per pesi e vari mi ha lasciato lì il giornale, peccato, perché avrei voluto ricominciare a leggere il tedesco. Io lo studiavo, l'ho dimenticato dalle superiori. I miei autoregali, adesso passiamo alle cose carine. Allora, negozio di Bari che vado sempre, che rivende la mia profumeria, sapevo che aveva preso da qualche mese, io non ne ho potuto andare, Nabla. Così ho detto, va, quasi quasi, visto che Nabla sta facendo le promo, me ne prendo uno, mi prendo Superposition. Purtroppo era super finito e io mi sono presa questo qua, che è Grenadine, lo faccio vedere subito, anche se mi ha spaventato un po' la colorazione, perché comunque Grenadine è un colore un po' particolare. Ed è questo qui. Però ho notato una Debbie dell'Esploro qui di Debbie mi ha mandato una foto dove lei l'aveva utilizzato sfumato nella piega e mi era piaciuto. Nicole Yumi Nails, magari poi vi lascio comunque il link ai loro canali qui giù, aveva postato una foto su Instagram dove l'avevo utilizzato. Io l'avevo pensato e lei l'ha fatto. Io l'ho pensato e tu l'hai fatto, Nicole. Messo l'eyeliner e poi applicato questo sopra e mi era piaciuto parecchio, quindi lo farò. Poi ho approfittato del 15% di sconto e ho preso
il blu contour di neve. E poi con una cartolina di Yves Rocher avevo le matite a 3,95 euro, Crayon Regard 3 in 1, e ho preso questa qui prugna, che ho pensato sarebbe l'ideale come base per Grenadine. A Milano, e qui arriviamo al pezzo forte, ci dobbiamo sbrigare perché la memoria è quasi finita. Questo qua, ho preso questo qui, il kit Christmas Party Must Have, dove c'è la terra che io non avevo, ed è questa qui, e come ha detto Green Fra, profumo di Nesquik, la mia è nella colorazione Medium Deep. E poi vabbè, insieme ci sono questi tre che non vi apro, e sono il Primer Occhi, Primer Viso e il Better Than Sex, che non vi apro perché io ce li ho ancora, quindi di questo cioè, ne ho 5 o 6 di mascara ancora da aprire, controllato prima, e vabbè. Questo io la dovevo prendere dal sito di Sephora e purtroppo era finita e me lo sono presa a Milano, questo qua. Il video finisce qui, se riesco a salutarvi, ciao. E, subito dopo spero di riuscire a caricare, questo lo caricherò domani perché ora è già sera. E niente, prossimamente vedrete anche il video sui saldi, spero domani di riuscire ad andare al centro commerciale, e sto pensando ai top e flop, se saranno, vediamo se farò il video, un semplicissimo post sul blog. Vi do un saluto con un grande bacio, ci vediamo alla prossima e ciao ciao!